settimana si apre con una crisi politico-istituzionale gravissima in un paese membro dell'Unione Europea. Il referendum di ieri in Catalogna, che si è svolto in condizioni drammatiche, con la polizia, la Guardia Civile Spagnola che cercava di impedire l'accesso alle urne, ha segnato, temo, un punto di non ritorno nel difficile rapporto tra Barcellona e Madrid. Si apre ora una fase di enorme incertezza. Dovremo vedere come le autorità catalane e le autorità del governo centrale reagiranno a quello che è successo domenica. C'è ancora spazio per una mediazione, c'è ancora spazio per una possibilità di dialogo, c'è ancora spazio per trovare la strada del negoziato, per definire uno statuto di autonomia che dia soddisfazione alle aspettative catalane senza rimettere in discussione l'unità e l'integrità territoriale della Spagna. In questa settimana appena trascorsa però sono stati molti gli avvenimenti che hanno caratterizzato il contesto europeo e internazionale. Penso all'intervento di Macron alla Sorbona, un discorso di forte impronta europeista, un discorso che rilancia una visione ambiziosa, un progetto di rilancio dell'Europa al quale dovremmo guardare con molta attenzione, un discorso che contiene anche molte proposte concrete, molte delle quali coincidono con interessi nazionali italiani. Prima ancora, indietro, le elezioni in Germania che hanno segnato una soluzione di continuità rispetto ad un quadro di stabilità che aveva caratterizzato la situazione politica interna tedesca, con una Merkel ridimensionata, con un partito socialdemocratico in crisi profonda e con l'emergere di una forza nazionalista, eurofobica, razzista, xenofoba, con posizioni marcatamente antieuropee e soprattutto molto profilate sul tema delle migrazioni. Un quadro quindi dinamico e di complessità in Europa che dovremo seguire con molta attenzione nelle prossime settimane.